Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, ci siamo. No, questo minuto di silenzio è dovuto al fatto che ho intercettato qualche commento vostro che diceva ma un minuto di silenzio per chi detiene Solana e ho detto cosa è successo a Solana, cosa mai sarà successo? Beh niente, si è dampato un po' come tutto il mercato, ecco, proprio perché oggi la nostra amica Cina si è svegliata di cattivo umore e ha deciso di nuovo apparentemente di bannare Bitcoin. Non lo so ragazzi, io non ci capisco più niente, ve lo dico in tutta sincerità, sta storia della Cina mi confonde sempre di più. Io avevo capito dall'ultima notizia che avevano dato un po' di tempo fa che il ban non c'era più sul trading, cioè sembrava che avessero detto sì, ok, su quello stiamo un po' tranquilli, si può comprare e vendere a vostro rischio e pericolo, a noi stanno sulle balle i miner. Io avevo capito così, ma poi come al solito la storia è cambiata di nuovo e apparentemente adesso sembrano belli decisi a dare una randellata anche alla compravendita di cripto. Così ha detto almeno la, com'è che si chiama, insomma la banca centrale cinese, PBOC mi pare che si chiami. E insomma non lo so, a questo punto non si capisce se è definitiva, non è definitiva, cioè cosa caspita vogliono fare sti governatori cinesi, cioè hanno fatto l'annuncio, poi l'hanno tirato via, poi il mining, ok, su quello siamo d'accordo, ma non lo so davvero, io non so più cosa pensare, mi sembra a volte che sia veramente una manipolazione gigantesca questa storia della Cina, anche perché guardando indietro nel tempo quello che è successo in passato sarà boh la centesima volta che fanno tira molla, sì no, sì no, sì no, non lo so, a sto punto decidetevi, io sono quasi più contento se dicono una volta per tutte lo banniamo, almeno non ci pensiamo più, cioè almeno è un capitolo chiuso e diciamo bene basta, la Cina è fuori dai giochi, non stufate più, però non è che continuate a dire sì no, sì no, sì no e ogni due per tre continuiamo ad ampare. Comunque, al di là della Cina, adesso approfondiamo bene tutto quello che è successo, fonti alla mano, oggi la situazione grafica è bruttina perché è a rischio un supporto chiave, supporto che se perso ci potrà anche, è diventato rosso anche, guardate il pennello che di solito era sempre verde, se lo perdiamo potremmo andare a fare un altro tonfo abbastanza importante, ce lo mostra meglio la capitalizzazione totale di mercato che è un indicatore che in passato si è sempre comportato quasi da anticipatore, ecco, del movimento di Bitcoin che come vedete sta attaccando, mette sotto minaccia il supporto che si trova qui a 1,35 e quindi il supporto precedente, il supporto sottostante o meglio sarebbe più o meno il 20% sotto a 1,07-1,1, ecco, e quindi c'è buona probabilità nel caso di chiusure sotto a quel supporto e quindi di sua perdita di andare a vedere come prossimo target proprio la zona 1,1 e dintorni, il che vuol dire un 20% di dump ulteriore del mercato. Qui la grossa domanda che si stanno un po' facendo tutti è ma com'è la situazione quindi di questo Bitcoin, di queste cripto? Com'è? È un bear market avviato, destinato a durare a lungo? Oppure è una correzione di quelle che magari durano un mesetto o due per poi ricominciare a ripartire? Purtroppo questa domanda non ha ancora risposta perché chiaramente bisogna un po' vedere quale sarà la prossima mossa un po' importante, quindi il prossimo movimento impulsivo di Bitcoin, se sarà verso l'alto, quindi con speranza di recuperare, o se sarà un altro movimento inesorabilmente ribassista. Per adesso le probabilità tendono verso questo scenario, ne abbiamo già parlato tante volte, e quindi in sostanza andiamo a rafforzare di più la teoria del bear market rispetto a quella della correzione. E un'altra correzione necessaria è sui miei capelli che stanno ancora gonfiandosi a dismisura, ma quello sarà un affare della prossima settimana. Comunque, tornando seri, adesso andiamo a vedere come sempre quello che succede, le notizie, i grafici, le altcoin che ahimè sono
peggio ancora di Bitcoin. Io ormai sono scappato via da un po', vi avevo condiviso quel regime di incertezza pazzesca che c'era su tutte le alt e fortunatamente non ho posizioni speculative aperte, proprio perché sono in media a doppia cifra in negativo rispetto a Bitcoin, quindi immaginatevi rispetto al dollaro cosa può voler significare. E guardate, c'è sempre maggior probabilità di andare a chiudere questo bottom sulle alt, si sta un po' creando quella che sembra essere la tempesta perfetta per prosciugare il mercato, no? Ogni tanto periodicamente arrivano queste fasi in cui il mercato di Bitcoin va verso il ribassista, tende al ribassista e tira appunto già quello una bella randellata. In sincrono anche le alt fanno una zona di top, bottom la dominance, e quindi le coppie alt BTC si prosciugano. Queste sono le fasi peggiori tendenzialmente del mercato, proprio perché c'è un'evasione di liquidità, cioè la liquidità scappa dal mercato. Non si travasa da una parte o dall'altra, ma non c'è asset che si salva, e in questo caso soltanto le stable praticamente fungono, il comparto liquidità nel nostro portafoglio investimenti funge un po' da ancora di salvezza, c'è da programmare bene le proprie coperture, le proprie difese, insomma è una di quelle fasi in cui è più difficile operare, perché è facile operare nei bull market quando basta comprare e stare lì e tutti quanti guadagniamo. Ma il difficile viene proprio in queste fasi qua, dove tutto c'è moria ovunque, non ci sono altcoin che tengano, non c'è Bitcoin che tenga. E inoltre, insomma, è proprio quella situazione in cui se si ha un piano e lo si riesce a portare avanti, lo si struttura, si ha successo. Mentre se si gioca all'improvvisazione, queste sono quelle fasi in cui si viene spazzati via. Quindi mi raccomando, siate lucidi, perché queste sono le fasi che fanno la differenza. Pensate a lungo termine, ragionate verso il futuro e considerate il fatto che queste fasi sono tendenzialmente temporanee, potrebbero durare a lungo, ma se la nostra convinzione del lungo termine rimane invariata, sono quelle fasi migliori nelle quali andare a incrementare le posizioni, ad accumulare, ad abbassare i prezzi medi di carico, a ribilanciare a favore di più Bitcoin. Insomma, ci sono tante tante cose da fare, per non contare, senza contare il fatto che se si è comunque in grado anche di gestire il comparto liquidità, che alla fine sì, ok, non ci si espone alla volatilità di Bitcoin e ai suoi trend, ma potenzialmente dà la possibilità di ottenere rendite interessanti, ci si sposta un attimino di lì e comunque si riesce appunto a ottenere una performance discretamente interessante. Poi bisogna sempre contestualizzare tutto sul lungo termine, proprio perché queste fasi, essendo con buona probabilità temporanea, poi andrà a essere compensata da una fase rialzista che seguirà. Quindi mi raccomando, non focalizzatevi solo sul movimento in corso, ma pensate sempre in grande, che è la soluzione migliore. Bene, adesso che abbiamo fatto questa intro un po' per dare motivazione anche di non mollare quando il gioco si fa duro, andiamo a vedere un paio di news e poi tocca a voi. Vi voglio carichi, mi raccomando, perché i bull glasses sono sempre qui. Non è che se il mercato è rosso un po' i bull glasses se ne vanno, no, anzi è il momento proprio di indossarli. Allora partiamo dalla Cina, visto che è il topic del giorno. Che cos'è successo? Allora, io vi riporto i fatti, non sto neanche più a dire cosa ne penso, perché non so più cosa pensare, semplicemente. Partiamo dall'annuncio della PBOC, Popular Bank of China, mi pare, ora che ci penso, che è l'acronimo stia per People's Bank of China, scusate. Dunque, eccolo qua, in realtà me l'ero già preparato nell'altra tab. Hanno diramato un comunicato ufficiale dicendo che le banche, alcune banche, ha parlato con le principali banche del territorio, del paese, devono assolutamente dare uno stop, mettere in pausa, fermare i movimenti da e verso gli exchange di cripto, le piattaforme di cripto, tutte quelle
non lo so, piattaforme per l'appunto che hanno a che fare con la compravendita o in qualche modo le cripto in generale, e inoltre non sono autorizzate a offrire servizi inerenti alle cripto, custodia, compravendita, trading, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è l'annuncio che è stato diramato stamattina. Poi c'era una delle banche principali, che non mi, di cui non mi ricordo il nome, Agricultural qualcosa, insomma, una, Agricultural Bank of China, aveva rilasciato un annuncio dove diceva che appunto non si potrà più attraverso la loro banca andare a fare bonifici, cioè movimenti verso le piattaforme cripto, e addirittura se qualcuno l'avesse fatto avrebbero interrotto i rapporti, informato le autorità, insomma un qualcosa per scoraggiare completamente i loro clienti a farlo. Poi ha cancellato questo annuncio, però poi apparentemente è ricomparso, non lo so. Perché qua io ho seguito questo profilo che di solito condivide news dalla Cina, un insider dalla Cina, tradotto in inglese, quindi è l'unico comprensibile, e ha detto sì, hanno fatto l'annuncio, poi l'hanno cancellato, poi l'hanno rifatto e apparentemente poi è rimasto lì perché è arrivata la conferma dalla PBOC. Oltre a questo c'è tutto il tema del mining, perché non so se avete notato, se avete dato un occhio alla... dunque, aspettate che ve lo faccio anche vedere. Bitcoin hash rate, eccola, no non c'è, vabbè. All'hash rate comunque il grafico è calato tantissimo, non so se ci avete fatto caso. Perché dopo lo shutdown cinese, perché più o meno il 90% dell'hash power cinese, stando ai dati, dovrebbe essere stato sottratto, e questo ha portato a un crollo importante dell'hash rate. È calata da un massimo di 180.000, credo, no, non lo so, terahash al secondo, perché dovrebbe essere in exahash addirittura, vabbè, da 180.666 fino a 125,13, e quindi insomma è un calo del 30 e passa per tra il 30 e il 40%, abbastanza importante. Certo, questo non è un problema per Bitcoin perché sappiamo come funziona, non ho neanche visto tra l'altro i blocchi se sono rallentati oppure no, perché comunque il peggio che può capitare da una situazione del genere è un rallentamento nei blocchi. Sì, come vedete ci sono un po' di rallentamenti, perché tra gli ultimi due sono passati quasi 30 minuti, poi qua 3 in un'ora, 1 in questa ora. Ora, come vedete, la blockchain subisce, proprio perché, ahimè, se non c'è abbastanza hash power e la difficoltà è rimasta alta, non c'è questo aggiustamento che comporta poi un ritorno a regime nella velocità di produzione dei blocchi, e di conseguenza i blocchi sono prodotti con una velocità minore. Se noi facciamo transazioni ci potrebbe voler più tempo, perché magari se ci vogliono due o tre conferme c'è il rischio di dover veder passare anche più di un'ora. Purtroppo queste sono le situazioni temporanee che si verificano quando c'è un calo imprevisto dell'hash rate, un calo improvviso soprattutto dell'hash rate, perché la difficoltà non ha tempo non ha il tempo proprio materiale di andare a seguire questo andamento. Non so quando sarà il prossimo adeguamento della difficoltà, ma sicuramente quando ciò avverrà non avremo più problemi di questo tipo, e altrettanto sicuramente mi sento di dire i miner si trasferiranno altrove, perché comunque gli incentivi per minare non è che spariscono, se l'hash rate droppa, la difficoltà droppa, incentivi nuovi per i miner, proprio perché insomma con una minor competitività, 30-40% in meno, anche magari i miner più piccolini che prima sono usciti perché economicamente non gli conveniva più fare parte del mercato, rientrano, e c'è un po' questa resilienza che Bitcoin ha nei confronti del mining, per la quale alla fine è sempre conveniente continuare a minare nel tempo, ecco, e questo è anche il motivo che ha portato l'hash rate a crescere sempre negli anni. Bene, questa era la prima notizia, quindi il topic Cina, chiusa la parentesi per il momento. Per quanto riguarda il mining, per chiudere, vi dico anche una curiosità, le mining rigs, quindi l'hardware che era utilizzato in Cina, verrà esportato, verrà venduto, principalmente ho visto in America, e lo vendono al chilo. Mi ha fatto molto ridere la cosa, perché quando ho visto l'annuncio che l'avevano ripostato su Twitter, e l'ho ripostato anch'io tra l'altro, vedete questo qua, e dicono che ci sono 3.000 chili, una prima spedizione dalla Cina verso Maryland, USA,
$9,37 al chilo, come più o meno il petto di pollo dell'Eurospin. Fantastico. Vedere i mining rigs venduti al chilo mi ha strappato una risata. Vabbè, ridiamoci su che è meglio. Tanto noi siamo qui per il lungo termine e la Cina o non Cina ci interessa poco. MicroStrategy, a proposito di lungo termine, di gente che ci crede veramente, ecco il nostro Michael Saylor che è arrivato, ha fatto il suo acquisto. Vi ricordate quei milioni di dollari, quasi 500, che aveva raccolto con il rilascio di quei titoli di debito? Ecco, li ha utilizzati non oggi, perché il prezzo medio dichiarato di acquisto è di $37,600 per Bitcoin, quindi a occhio e croce almeno un paio di giorni fa direi che ha acquistato. Non so se ha fatto un acquisto mediato su più giorni o tutto in una volta. Fatto sta che non ha acquistato oggi, non ha fatto un buy the dip ben pensato, e scherzi a parte, questo lo porta, cioè pensate cosa vuol dire, ad avere 105.000 bitcoin. Incredibile, è una quantità mostruosa. E con un prezzo di acquisto aggregato di 2 miliardi e 7 e un prezzo medio di carico di $26,000, quindi ancora bene, oserei dire. Bravo Michael, lui ci crede, lui continua a fare il suo million cost averaging, perché va di smilionate in smilionate. Qualcuno mi aveva chiesto, ma non è che prima o poi li vende? Io penso che se li vendesse i suoi azionisti gli darebbero fuoco, perché il titolo di MicroStrategy avrebbe, penso, un dump spaventoso. Ormai è legato a doppio cappio a Bitcoin, cioè se Bitcoin pompa, MicroStrategy pompa e viceversa, non so se ci avete fatto caso. Quindi sarebbe come, non lo so, fare un karakiri vendere Bitcoin, perché sai già che fai dampare il mercato dalla notizia e di conseguenza dampi anche te, e gli azionisti ti vengono a bussare e dicono: oh Michael, ma che stai a fa? Poi Osmosis, eccolo qui, questo ve l'avevo condiviso l'ultima volta, che dicendovi che stava partendo il primo EMM su Cosmos. Cosmos ultimamente non aveva fatto parlare tanto di sé, proprio perché insomma non c'erano tutti questi sviluppi sulla sua chain, cioè ci sono un sacco di chain costruite con Tendermint, col Cosmos SDK, con il suo developer kit per l'appunto, ma su Cosmos stesso non è che ci fosse tutto sto movimento. Adesso hanno lanciato il primo DEX, modello Uniswap. In realtà non è tanto modello Uniswap, ma è più modello Balancer, se ci fate caso, perché se vedete ci sono dei pool 60-40, 70-30, si possono fare un po' misti, ecco, non per forza 50-50, questo è un po' il discorso. E niente, ve lo condivido perché io sto seguendo con interesse questo esperimento su Cosmos. Non ci ho messo un centesimo, ve lo dico come disclaimer gigante: non possiedo Atom, non possiedo Osmo, non ho messo un centesimo su di liquidità qua sopra, lo sto solo esplorando proprio per curiosità, veramente. L'unica cosa che mi sento di condividervi è l'airdrop che è in corso ancora per 60 giorni, dove droppano il token Osmo, e per poter ottenere questo airdrop ci sono 5 missioni, vengono chiamate. La missione 0 in realtà è dedicata agli holder di Atom. Io non ho capito se era sufficiente detenere degli Atom il 18 febbraio in un proprio wallet, ovviamente non su Binance, su un wallet, oppure se era anche necessario averli in staking. Non ve lo so dire, mi spiace, perché io non li avevo comunque, quindi non sono eleggibile in nessuno dei casi. E poi ci sono 4 semplici missioncine che si possono fare anche puntualmente su Osmosis, tanto non ci sono praticamente fee su Atom, quindi chi ha voglia di giochicchiarci un po', fai uno swap, metti liquidità, vi danno pochissima roba, non è che ha un airdrop multimilionario, però non si butta via niente, quindi io ve lo condivido così, giusto a titolo informativo. Poi migriamo invece su Solana, dove c'è in realtà non soltanto Synthetify, ma ce n'era anche un altro che adesso vi vado a prendere mentre parliamo di Synthetify, quindi proviamo a fare questo multitasking. Synthetify è un parallelo di Synthetix, per chi seguiva il mondo Ethereum.
Su Solana, per l'appunto, quindi asset sintetici, azioni tokenizzate, materie prime, qualsiasi asset tokenizzato, ovviamente in protocollo SPL, non stiamo parlando di Ethereum, ma di Solana. Molto interessante come cosa, perché il mondo Solana io lo sto seguendo appunto con molto interesse, non detengo ancora Sol, qualcuno me l'ha chiesto, mi fa, ma alla fine ci hai investito, eh? Non ho mai detenuto neanche un Sol, vi giuro, guardate, ve lo giuro proprio, non l'ho mai detenuto. Stavo cercando un metodo per investire nelle blockchain alternative, se ci fosse stato un bel ETF, un bel qualcosa di simile, ma purtroppo non ci è mai stato e quindi non detengo nessun token, né Sol, né ADA, né altre blockchain di quel Matic, non ne ho mai avuti. Ecco, le mie allocation le ho condivise poco fa. In ogni caso, anche qua c'è una vendita iniziale su Raydium di questi token, di Synthetify, che è divisa in due. C'è quella a 7 giorni, quindi occorre avere almeno 100 Ray in staking su Raydium 7 giorni prima della vendita iniziale, che avverrà il 29, 22 più 7, 29, ok? Quindi potete metterli in staking a partire dal 22 e siete ancora eleggibili, mentre quella da 30 giorni è dedicata a chi già aveva in staking dei token Ray, stavolta 50, perché vogliono avvantaggiare un po' gli holder di Ray. Se avete almeno 50 Ray da 30 giorni in staking, per ogni 50 vi danno un ticket, mentre nei 7 day, per ogni 100 vi danno un ticket, quindi più o meno la metà. Si possono accumulare fino ad un massimo di 10 ticket, se non ricordo male, se si riesce a partecipare a entrambi. Poi c'è un bonus per chi ha almeno 1000 Ray da 30 giorni con più 2 ticket. E poi il metodo è il solito a ticket, no? Si va a fortuna, estrazione e così via. E poi il tutto si fa da Raydium, cioè ci saranno i pool dove c'è da mettere in staking, che apriranno appunto tra poco. Non credo che abbiano già aperto, perché ci avevo guardato stamattina e non c'era ancora nulla. Accelerator, vediamolo se c'è. No, infatti, non c'è ancora nulla. Comunque saranno qua. Ecco, poi. Una volta terminata la vendita iniziale, ci sarà il pool, dov'era? Con USDC, avevo letto stamattina, eccolo qua, SNY USDC Liquidity Pool, dal 30 di giugno in poi. Sarà interessante perché magari danno dei rendimenti interessanti, se poi listano SNY su FTX lo si può shortare. L'ultima volta c'erano delle combinazioni carine da fare per i primi giorni. Vedremo, rimarremo sul pezzo anche su sta cosa. Poi, vivo volevo mostrare l'ultima cosa per quanto riguarda invece il mondo Solana, che è il primo pool che esce su Mercurial. Mercurial è un po' l'equivalente di Curve su Solana, quindi pool di stablecoin. E inizialmente la prossima settimana, qua dice, ci sarà il primo tre pool, che è il pool contenente tre stablecoin su Curve, famosissimo perché c'è dentro USDT, USDC e DAI, è il tre pool, è quello credo con più liquidità in assoluto su qualsiasi EMM, su qualsiasi DEX, e ci sarà il primo tre pool con dentro USDT, USDC e PAI. PAI è la prima stablecoin simil DAI, infatti il nome praticamente lo ricorda, su Solana. Il provider di questa stablecoin si chiama Party Parrot, i nomi non so chi li ha inventati, eccolo. E il discorso è uguale, c'è il minting, si può fare il minting, il redeem, si creano i PAI con collaterale inizialmente, se non erro, soltanto USDC si può utilizzare. E quindi niente, sono curioso perché mi aspetto anche qui degli APY interessanti, ne parleremo meglio quando ci saranno dei numeri su cui discutere. Però, ripeto, mi aspetto che ci siano delle opportunità anche qui, perché siamo in un periodo un po' di poca FOMO, quindi siamo in pochi player, è una cosa di nicchia e quindi la terremo d'occhio, dai, ne varrà la pena. Basta, ho finito di farvi il pippozzo iniziale su tutte le novità, gli hints, tips and tricks, eccetera, eccetera. Ora passo la parola a voi, direi. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora.
Partiamo dall'alto. Ciao Luca, godo già in anticipo, questo è un inizio che mi piace, a pensare a che prezzi potremo acquistare le alt tra qualche mese. Secondo te ha senso ricomprare quelle che sono state forti adesso, tipo Matic, Solana, Uni, dato che mi sembra che siano buoni progetti? Oppure il fatto che ora sono già salite lo andrà a penalizzare per il meccanismo del bear market che avevi spiegato tempo fa? Allora, guarda, io ti dico la verità, dal punto di vista speculativo bisogna fare tantissima attenzione a prendere posizioni, proprio perché sulle altcoin, cioè, c'è stata un'estensione nettamente più alta che su Bitcoin, e come abbiamo visto prima il grafico della dominance lascia pensare che potrebbe essere solo l'inizio del bear market per le alt, cioè, e che se Bitcoin dovesse andare incontro a una recessione, le alt lo andrebbero a sovraperformare in negativo, quindi potrebbe essere il periodo storico peggiore per le altcoin. Questo bisogna fare tanta attenzione e fare il timing del bottom non è affatto facile, cioè ci sarà da aspettare un po' magari. Per un discorso invece da investitore, se tu dici io voglio investire in Matic, Solana, Uniswap, che sono tutti ottimi progetti quelli che hai menzionato, allora lì può essere un buon momento, perché se ribilanci vai ad abbassare il prezzo medio di carico, finalmente dopo un periodo di estensione. Gli ultimi ribilanciamenti fatti degli ultimi mesi, a parte questi ultimissimi due, gli ultimi sei mesi ancora prima, erano tutti da cripto a liquidità, cioè erano dei take profit in sostanza. Adesso finalmente andiamo a ribilanciare un attimino il portafoglio dall'altra parte. È fisiologico, si va un po' da una parte, un po' dall'altra, ribilanciando. Ragazzi, magari faremo qualche simulazione per far capire l'entità e la differenza numeri alla mano, ma ribilanciando si ottimizzano queste cose. E quando si va in fase ribassista, ancora di più poi in ottica futura, proprio perché, come giustamente dici, si riesce ad abbassare i prezzi medi di carico nelle altcoin stesse. Non si sa più quando entrare o no, è veramente un casino, stiamo buttando via molti soldi un po' tutti. Ogni volta ci sembra il momento buono per entrare long, invece dampa sempre. Proprio per questo bisogna fare molta attenzione all'obiettivo che abbiamo, perché altrimenti si buttano soldi, cioè veramente hai detto la parola giusta, buttare soldi. Se uno vede un dip e compra, quante volte abbiamo detto in queste live attenzione a urlare saldi, perché è un'arma a doppio taglio, cioè uno vede una candela rossa, saldi, saldi, via, compriamo. No, perché quella candela rossa magari è solo l'inizio, bisogna fare molta attenzione, bisogna pianificare, cioè sul lungo periodo bisogna avere una strategia orientata a quello, non fiondarsi dentro di fretta, ma mediare il prezzo di carico. Sulla speculazione si specula giorno dopo giorno, si fanno tante operazioni e si conta su quello. Poi ciao Luca, XEM lo conosci? Che ne pensi? Mamma mia, XEM è una coin che mi sa molto old school. Esiste ancora? Sì, esiste ancora. No, è agghiacciante questo grafico. Io non so neanche qual è la sua utilità, a dire il vero. Mi ricordo che era molto di ecco, nel 2017 aveva avuto un bull market incredibile, ingiustificato a mio parere, ma adesso direi che è morente e non c'è nessuna ragione per aprire una posizione long, ecco. Questa è un po' la mia visione. Poi torniamo a noi. Ciao ragazzi, i cinesi sono un danno per il mondo. E guarda, a volte sono d'accordo con te. Ciao Luca, ho visto il tuo video sui tuoi investimenti. Stavo pensando di usare SushiSwap sulla Polygon Chain. Ma com'è possibile che la pool USDT-USDC dia un APY dell'88%? È veramente ottima. Adesso, sei sicuro che sia ancora così tanto? Perché io avevo guardato l'altro giorno e ho visto che si erano abbassate un po' le APY, fammi controllare. Lend, allora colleghiamoci a MetaMask. Però guardi, io ti posso dire, è una pool a basso rischio quella di SushiSwap. Cioè le pool di SushiSwap sulle stablecoin sono a basso rischio. Dunque, eccoci qua. Polygon è un po' sovraccarico, dice, molto bene. Vediamo, USD. USDC DAI 86%, però USDC USDT 88%. Beh,
Non male, non male. Queste pool sono a basso rischio. L'unica cosa, la reward in sushi è bloccata, se non ricordo male, su base settimanale per 6 mesi. Quindi non si può fare il claim immediato, ma bisogna aspettare lo sblocco. Ok? Quello è l'unico discorso di sushi. Non ricordo se è 6 mesi o 3, ma mi pare che siano 6. Confermatemelo magari chi farma di voi su SushiSwap e poi di settimana in settimana vengono sbloccati. Non sono reali quegli APY su Sushi, magari sono rimasti indietro per via del lag di, come si chiama, di Polygon. L'avviso dice che gli APY sono basati su lagging fee. Sì, ma lagging di quanto? C'è da capire di quanto, perché su Quick anche, su QuickSwap, che anche lì c'erano dei problemi di appunto di lag temporale. Però mi sembrava che fossero più basse le fee. Vediamo, USD. Vediamo se me lo carica. Mi sembravano addirittura la metà, se non meno. Sembra strano anche a me che siano così alti. Però, vabbè, niente. Mentre me lo carica, vado avanti. Luca, aspettiamo tutti i tuoi share di copertura per un pump. Ragazzi, se non si sbriga. SushiSwap su quella coppia di stable l'APY sta a circa il 3,5%. 4-5% di APY, ho provato qualche giorno fa. Ecco, infatti, 2/3 dei sushi farmati. Sì, sono 6 mesi su 2/3 di sushi farmati. Esatto. Bene, benissimo. E ok, niente. Quindi adesso volevo vedere se mi caricava QuickSwap, ma eventualmente. Mi sa che il lag su Matic incasina un po' tutto. Vediamo. C'è il pool Titan TH. Io vi dico un segreto, adesso ve lo posso dire. Ecco, no, infatti, 12,18% USDC USDT al netto del dump di oggi. Io mi ricordavo che era sul 30 qualche giorno fa, quindi attenzione agli APY di SushiSwap che non sono assolutamente veritieri. Mi raccomando, ecco, state attenti a questa cosa. Sembrava un po' strano anche a me. Il pool Titan ETH, io per gioco ci avevo comprato qualche Titan e avevo farmato qualcosina, ma non ve l'ho detto, me lo sono scordato proprio di dirvelo, anche perché era gambling puro, ma perché dà un sacco di reward in Quick. L'unica cosa è che adesso al prossimo giro sicuramente le toglieranno le reward in Quick, perché mi pare che al mercoledì facciano gli aggiornamenti e li tireranno via. Quindi c'era da capire quando la gente sarebbe iniziata a uscire per fare, cioè, quelle speculazioni di breve. Si può usare VFAT Tools per vedere le APY reali. Grazie mille. Allora, VFAT.tools, eccolo qua. Slash Polygon. E qua dunque, vediamo. Command F, facciamo un sushi, eccolo qua, sushi, vediamo cliccandoci sopra. Questo è interessante, come tool, se così fosse, ve lo condivido, ecco qua, mi sa che è andato in bug per le troppe richieste. Proviamo a refreshare. Vediamo. Niente, something went wrong. Non ci siamo, magari è Brave che lo fa sclerare o magari no. No, niente. È un po' impazzito Polygon. Secondo me è sovraccarico. Sì, rate limit exceeded 700 al minuto. Secondo me gli arrivano troppe richieste di informazioni. Vabbè, comunque sappiate che da lì ci si può andare a vedere. Poi. Perché conservare soldi che ne stamperanno miliardi? Qui qualcuno chiede in risposta a qualcun altro, ma la risposta che do io è sempre che bisogna seguire il male minore, nel senso a volte la liquidità è il male minore, perché in una situazione in cui i mercati sono un po' traballanti, le obbligazioni danno tassi negativi, non ci sono prodotti di investimento degni, a volte la liquidità è il male minore. Nelle cripto fortunatamente ci sono modi di
mettere a rendita la liquidità e quindi potrebbe essere un periodo interessante per le piattaforme CeFi, perché le DeFi di solito nei bear market vanno abbastanza male. Ciao Luca, conosci Alpaca Finance? Permette di farmare in leva con APY su BSC stellari. È più rischioso per la leva, oltre i due per è come se si shortasse. Puoi approfondire per favore? Esatto, è un po' simile a, come si chiama, Alpha Omora su Ethereum. Bisogna fare attenzione perché si va a contrarre del debito, quindi c'è da tenere d'occhio i tassi di borrow. Ne potremmo parlare se vi interessa, perché in effetti è un tema assolutamente valido. Solo che è un po' complicato, bisognerebbe fare un video dedicato. L'avevamo fatto al tempo su, appunto, su Alpha Omora, qua c'è da seguire giorno dopo giorno quelli che sono i tassi di prestito e i rendimenti delle farm, sono i due parametri principali. Vabbè, adesso non ci stiamo neanche a impazzire sopra perché dovrei cambiare network, però ne potremo parlare. È la volta buona che ci togliamo sta Cina dalle balle e stavolta per sempre, spero. Negativo nel breve, bullish sul lungo termine. Guarda, lo credo anch'io, del bullish lungo termine, sia lato inquinamento, perché la Cina pesava molto male sull'inquinamento del mining, e poi senza tutti sti tira e molla, che ragazzi io non ne posso veramente più. Che bello, un anno fa avremmo pagato per avere BTC a 25k, adesso ce la facciamo sotto se si trova a 30k. È vero, cioè se ci pensi è assurdo sta cosa, cioè un anno fa era, vediamo, cioè voglio ritornare a fare un piccolo flashback. Siamo adesso 21 di giugno, allora giugno 2020 eravamo a 10.000 e c'era un sentiment un po' diverso, perché eravamo in pieno recupero dopo marzo, però davvero, cioè è passato un anno e siamo comunque a più del triplo. E nel frattempo abbiamo visto i 60.000, cioè bisogna sempre vedere le cose con prospettiva, perché è ovvio che se la nostra prospettiva è questa ci sembra un disastro, ma se la nostra prospettiva è questa, cioè il lungo termine, si vede tutto con un'ottica diversa, cioè si capisce proprio come sia assurdo andare a guardare soltanto quest'ultima parte del movimento e dire no, vendo tutto, basta, non compro più, non ci credo più, cioè guardando tutto il quadro complessivo si capisce proprio la differenza che fa guardare il breve termine e guardare il lungo termine. Se uno si fosse concentrato unicamente sul lungo termine non avrebbe nessun pensiero di nessun tipo e non c'è pericolo che si trovi in perdita, cioè Bitcoin rimane anche alla luce di questi ultimi movimenti un asset estremamente positivo in performance sul lungo termine. È sempre il solito discorso, cioè la volatilità, il rischio va così demonizzato. No, Bitcoin è volatile, è fatto così, dobbiamo prenderne atto e fare pace con la sua volatilità se vogliamo investire in Bitcoin. Quindi sappiamo bene che un giorno è più 10, un giorno meno 20, più 30, meno 40, è fatto così, però guardate il lungo termine negli anni come ha performato e come si muove, filtrando tutto il rumore della volatilità. Concentrandosi lì di sicuro non si fanno panic selling, a patto che si facciano anche le entrate in modo giusto ovviamente. E sono dampati anche i partecipanti alla live, ma quello in generale, guarda, è una cosa che succede sempre, i partecipanti alla live, le visualizzazioni sul canale, eccetera, ma perché? Semplicemente quando abbiamo una fase di FOMO estrema, tutti leggono Bitcoin, oh Bitcoin, Bitcoin, Moon, to the Moon, 100 per, eccetera, e quindi si riempie purtroppo di anche persone di qualità inferiore che cercano solo guadagni rapidi. Adesso queste persone non ci sono più e a me non dispiace, guarda, io preferisco avere meno visualizzazioni e meno visitatori in live ma avere una qualità più alta, perché ci possiamo concentrare su altro e non solo sul prezzo, sul prossimo 100 per, sulla prossima shitcoin che va to the moon. Nei bear market, come giustamente dice Giovanni89, bisogna studiare, bisogna centrarsi su quello, non sul prezzo, ma sui fondamentali, sull'imparare a investire, perché si soffre meno la FOMO. È un ottimo momento per formarsi il bear market, perché è dove si colgono di più i frutti della formazione, davvero. Ciao Luca, visto che si può comprare il DPI su Index Coop tramite bonifico con commissioni bassissime, ma dai, ma dai, ma dai.
A parte che ultimamente su Uniswap è un lusso, eh? Lo sto comprando su Uniswap perché le fee sono bassissime. Vediamo, DeFi più il C-Index, buy with cash, ma dai, con Transac, non so cosa sia, c'è da fare il KYC, eccetera, eccetera. Interessante, guarda, quante sono le fee per curiosità? Hai voglia di condividerci anche questo dato? Perché sarebbe molto molto interessante. Ho una domanda seria. Pensi che il mercato delle cripto ormai sia in mano ai grandi istituzionali che approfittano della scarsa regolamentazione in ambito internazionale per manipolare il mercato in maniera fraudolenta? E se sì, pensi che possa esserci una via di uscita? O le cripto diventeranno l'ennesimo asset per pochi investitori? Guarda, sul tema della manipolazione, sì, nel senso è un asset più manipolabile di altri perché non ci sono tante regole. Quindi su quello ti dico, penso proprio di sì, ma lo stesso Elon Musk con tutti i suoi circhi che ha fatto, se l'avesse fatto, credo, sul mercato azionario, lo sarebbero andati a prendere, la SEC gli fa la telefonatina. Quindi sicuramente la manipolazione è maggiore. È il bene e il male di un mercato libero, come quello delle cripto. Un mercato libero, appunto, non regolamentato. Io lo preferisco così, ve lo dico con sincerità. Preferisco un mercato dove si può liberamente fare, non dico qualsiasi cosa, ma senza quei paletti del tipo non si shorta più, non si blocchiamo, paralizziamo il mercato, eccetera, eccetera. Perché i mercati fatti così, secondo me, accumula, prima o poi parte un'esplosione, parte un crack importante. Quindi non mi dispiace. Diventeranno l'ennesimo asset per pochi investitori? Io credo di no, anzi, io lo vedo come l'opposto Bitcoin. Cripto e materie prime, ragazzi, che cosa di bello? BTC e ETH ed eventualmente l'allocazione, immagino. Cripto, materie prime, azionario, liquidità, è la mia allocazione, molto easy, molto molto easy, davvero. E tra l'altro, io non lo so, qualcuno mi ha chiesto un modo semplice per investire anche sui mercati tradizionali. Io alla fine sui mercati tradizionali ho un'operatività di una banalità pazzesca, quasi solo ETF, non è che sto a impazzire dietro la singola azione, e ci sono degli strumenti come Moneyfarm che permettono comunque di ottenere un'operatività del genere con quasi zero complicazioni. Ci sono un po' di commissioni, ma neanche tanto alte tutto sommato, quindi è davvero facile ottenere un'esposizione tipo la mia. Non so, se vi interessa possiamo approfondire io come mi comporto anche sui mercati tradizionali, però davvero sarebbe una cosa che vi delude, sappiatelo, perché se vi aspettate chissà quale operatività complessa, non è così. Ora di prendere delle schede dalla Cina, chissà cosa ti arriva poi, le avranno usate nel peggior modo possibile. Oggi è andata per Terra, KSM, ma mi fa paura BTC. Terra è la stablecoin di Terra, cioè UST, non mi dispiace, volevo fare un approfondimento sul mondo Terra, Luna, Mirror, Anchor, eccetera, proprio perché UST è una delle stablecoin che ha retto meglio il peg in tutto il suo periodo. Ha avuto questo depeg temporaneo ma subito riassorbito, insomma si è comportata meglio di Iron, potremmo dire, che adesso è una stablecoin peggata a 0,75 per il momento, peggata a USDC. Comunque. Ciao Luca, un holder cosa dovrebbe fare con la parte investita in alt in un eventuale bear market? Ma guarda, si può o fare i ribilanciamenti periodici, quindi andare a vedere ogni mese la fotografia del proprio portafoglio, andare a vedere quello che succede nel mercato, quindi i dump, i pump che ci sono stati, e andare a riportare alla situazione iniziale. Quindi c'è stato un pump di un altcoin, take profit e distribuisco nel resto. Dump di un altcoin, lo porto di là. E dunque, mi sa che qui non si intendeva quel Terra Luna, KSM non Terra. Bene, ok, come non detto, allora lo so solo io che cosa ho letto. Ma c'era scritto Terra da qualche parte, dai, non me lo sarò mica immaginato.
Ma anche perché ce l'avevo in mente già da un po' per via del fatto che ne volevo parlare, però non so, no, sicuramente l'avevate scritto, dai. Allora. Sono quasi un neofita. Ci sta in questo periodo prendere dei cake da mettere in staking su PancakeSwap? Allora, a KSM è andato a Terra, c'era scritto quello. Vedete, io avevo in mente Terra e ho voluto tirarlo fuori a tutti i costi. Parleremo di Terra comunque, al di là di tutto. KSM ha dumpato assieme un po' a tutte le altre. Caspita, anche di più, meno 13%. KSM ha dumpato anche di più delle altre altcoin. E Polkadot? Meno 9. Beh, guardate Doge cosa sta combinando. Ecco, una cosa positiva di questo bear market è che immagino che le shitcoin tenderanno quasi alla nullità. Ci sarà abbastanza uno svuotamento. Quali sono che hanno performato peggio? BNB ha performato bene, ad esempio. Caspita, BNB è una delle poche che sta mantenendo una struttura ancora bullish per il momento, BNB. Pazzesco. Cardano anche? Ha fatto un equal low Cardano, quindi ni. Ave cosa combina? Ave maluccio, perché c'è questa punta qua che è abbastanza un disastro. Gaming, Axie, così, anche lei in downtrend. Purtroppo non se ne risparmia nessuna di altcoin in queste situazioni di moria. Ethereum equal low e lower high, quindi non ci siamo, con rischio addirittura di rottura. Bah, sto facendo una panoramica rapida giusto per Solana, meno 10%, però Solana, volendo, deve ancora andare a cercare il low, vediamo dove lo trova. Ma se fa un equal low, scusate, un higher low anziché un equal low, perché se fa un equal low è range, se fa un higher low potrebbe esserci anche un po' di speranza. Vediamo. Sta di fatto che sono poche quelle che si salvano al momento. Poi, allora, io sono all in su Shanshuyin. Che cos'è? Dici che ho fatto bene? Benissimo, guarda, se sei all in short, benissimo. Stasera sei stato troppo puntuale, ragazzi, il bear market mi fa questo, non ho niente da fare, non ho più posizioni da guardare, seguire, quindi arrivo puntuale. Oltre cripto, investi in altro? Sì, ve l'ho detto, guarda, banalmente ho una buona parte, vi ho fatto vedere in liquidità che mi stabilizza il portafoglio, poi c'è cripto, azionario e commodity. È un portafoglio semplice perché le commodity sono più, in particolare i metalli preziosi, per bilanciare la parte inflattiva. Infatti l'oro in questo periodo, cioè ultimamente, non è che stia facendo un uptrend pazzesco, però ultimamente non sta neanche andando malaccio, ok? Certo, l'ultimissimo periodo sì, però nel complesso dico, non sta neanche andando malaccio. Questi ultimi giorni col dollaro che si è rafforzato ha avuto un po' di dump, però il suo bottom l'aveva fatto, era ritornato a salire, adesso c'è da vedere un po' come si comporta. E quindi quello è un po' è come dire, liquidità metalli, sono un po' i due antipodi per me, io la vedo così come portafoglio, è come se fosse un hedge per la parte liquidità. La liquidità è un hedge per la volatilità sulla parte crypto e stocks. E me la gioco un po' in questo modo, la liquidità cerco di metterla a rendita, la tengo comunque come un buon 50% del portafoglio, proprio perché essendo una parte del mio portafoglio in cripto abbastanza ad alto rischio, quindi la parte liquidità mi fa un po' da contrappeso, ecco, mi riduce la volatilità complessiva. La parte in stocks è quella, diciamo, a medio rischio con minor volatilità, e la parte commodity è un po' una via di mezzo, ecco, perché in realtà le commodity sono volatili anche loro, a volte non sembra, ma sanno essere volatili. Comunque, procediamo. Guardando al futuro, le cripto ce la possono fare se la Cina continua a mettersi di traverso? Assolutamente sì, anzi, secondo me stanno meglio, stanno molto meglio. Testa spalle enorme su Bitcoin giornaliero? Allora, in molti mi hanno fatto notare questa cosa e effettivamente non è tanto un testa spalle, perché il teste spalle dovrebbe essere appunto questo, poi qua sarebbe la testona e qua l'altra spalla. Però qua dovrebbe esserci uno storno, quindi un movimento rialzista perlomeno, e qua invece abbiamo una lateralità. Per
Cioè, il succo non cambia, perché che sia testa e spalle o che non sia testa e spalle, sull'impostazione bearish non ci piove e lo diciamo da tempo. Cioè, noi abbiamo questa fase di top, ne approfitto per andare a analizzare anche il grafico Bitcoin. Oggi abbiamo fatto un po' così, un po' di improvvisazione. Abbiamo fatto i grafici delle altcoin prima, Bitcoin dopo, domande miste con i grafici, ci piace così. Allora, no, dicevo che abbiamo un top molto forte, ok, evidente, e poi dopo il top abbiamo, beh, la leg down che ha segnato, ha sancito il top, e poi la fase laterale. Quindi, anche se non c'è la spalla, cioè la spalla dovrebbe essere, pardon, dovrebbe essere un lower high e poi appunto una prosecuzione ribassista. Qui noi abbiamo un range. Ripeto, è bearish perché un range dopo una fase di impulso ribassista probabilisticamente tende di più alla distribuzione, ok? Di solito si distribuisce quando si fa una lateralità dopo una botta a ribasso. Poi questo intervallo di prezzo in cui stiamo lateralizzando storicamente, nella storia recente, perché parliamo comunque sempre di quest'anno, ha già avuto un ruolo importante, ha fatto da accumulazione, perché al contrario eravamo, vedete, in una fase dominata dagli impulsi rialzisti. Durante le fasi rialziste le lateralità tendono di più all'accumulazione, durante gli impulsi ribassisti al contrario alla distribuzione, in particolare se a sostegno c'è una struttura, che lo conferma. In questo caso abbiamo questa strutturona di top, cioè abbiamo fatto un top durato tanti mesi, che di fatto ha sancito, una volta perso, una notevole pressione ribassista, perché è un top distributivo a sua volta. Quindi la situazione, che sia testa e spalle, non testa e spalle, cioè si può andare a trovare il pattern che ci piace di più, ma il succo non cambia, ovvero breve, medio termine, bearish. Fino a prova contraria, perché a me piace sempre sottolineare questa cosa, no? Un mercato ha un certo bias finché non viene provato il contrario, ok? Quindi, se prima eravamo bullish fino a prova contraria, perché fino a qui non aveva senso essere bearish, ok? Cioè, parliamo in maniera concreta, perché essere bearish durante una fase in cui c'è una super lateralità nel pieno di impulsi rialzisti, cioè impulso accumulazione, impulso accumulazione, impulso accumulazione. Poi vale sempre la logica, la regola per cui se c'è una fase laterale, più a lungo dura la fase laterale e più quello che c'era prima pesa meno, ok? Quindi noi adesso lo abbiamo detto anche nelle scorse live per questa fase laterale, il fatto che più dura e più questo si riduce di importanza, e questo poteva essere bene perché se facciamo una fase laterale molto duratura e poi la rompiamo a rialzo, insomma, questa fase laterale potrebbe essere stata una fase accumulativa anziché distributiva. È durata tanto, l'abbiamo rotta a rialzo, caspita, significa che si è accumulato, accumulato, accumulato e poi abbiamo fatto il nostro rialzo. Lo stesso vale ovviamente se rompiamo a ribasso, non è che per forza di cose dobbiamo rompere a rialzo, però il discorso era per dire che qua avevamo una lateralità con bias di fondo rialzista e quindi probabilisticamente c'era più una tendenza verso l'accumulazione. Nel momento in cui c'è stata la cascata di offerta, pam, 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 che ha portato il prezzo sotto al nostro range, e ce l'ha fatto rimanere, allora lì è cambiato. Prova contraria, questa è la prova contraria. E il bias è cambiato, è diventato bearish. Il mercato è fatto così, è volatile, è mutevole, cambia forma, cambia bias. Noi ci dobbiamo saper adattare, perché altrimenti, se si vuole essere bullish, fissi bullish e basta, il mercato è bearish, si prendono delle batoste. Sto parlando ovviamente di speculazione, perché poi mi dite: ma come, prima eri bullish, hai detto io sono bullish sul lungo periodo, ok? Io, se voglio investire, per me investire vuol dire prendere la liquidità che hai sul conto in banca e farne qualcosa di meglio. Questo è investire. Per me investire quindi vuol dire andare a identificare quegli asset in cui nel lungo periodo voglio andare a traslocare la mia liquidità.
in parte voglio che rimanga liquidità, magari messa a rendita, per un discorso di volatilità complessiva del portafoglio. Però, caspita, io credo, e lo confermo ancora, da buon permabull sul lungo termine, che in questo periodo storico di asset come Bitcoin non esistano con un profilo di potenziale rendimento su rischio del genere. Cioè, a me piacerebbe fare un dibattito. Era successo che lo scorso venerdì c'era quell'evento con Deloitte, no? Che qualcuno di voi so che ha partecipato e l'ha seguito, è stato molto interessante perché c'è stato modo di confrontare i due mondi, no? Il mondo della finanza tradizionale con quello più innovativo, crypto, DeFi, eccetera. E vedevi come il mondo della finanza tradizionale è cieco a questo, cioè si limita a dire non c'è sottostante, non vale niente, perché le azioni, tu hai sotto delle aziende, hai sotto cose, poi iniziano a fare modelli, no? Sì, con lo spread, l'inflazione, questo e quell'altro, paroloni. A me sarebbe piaciuto rispondere, poi sarebbe bello appunto fare un dibattito in questo senso per dire ok, facciamo 1000 modelli inutilmente complessi sull'azionario, sulle materie prime, su quello che volete, ma poi andiamo a guardare quella che è la realtà dei fatti. Le azioni sono tutte prezzate 30-40 volte più del cosiddetto fair value. Molti analisti dicono che questo è un momento storico in cui si apprezzeranno ancora di più, e quindi tutta questa analisi fondamentale che fine fa? Cioè la prendi e la butti via? È un casino anche quello, tanto quanto loro definiscono un casino il mondo delle cripto. Poi arriva qualcuno che twitta che cosa, Cristiano Ronaldo, che poi fa dumpare Coca-Cola, che poi vabbè, dump nel senso è relativo. Però tutto il mondo è paese anche qui, anche nei mercati. Non so se avete visto il legno, ok? I future sul legno. Cioè, guardate l'andamento del mercato del legno e venitemi a dire che le cripto sono un casino. Va bene, ok? Questo per dire che nell'investimento bisogna ragionare in questa maniera. Ecco. Poi, per quanto riguarda invece la speculazione, ve l'ho detto, rimaniamo sempre sulla stessa situazione delle ultime volte. Quindi il breve e il medio, come abbiamo descritto poco fa, la prova contraria che potrebbe riportarci alla situazione rialzista, quale sarebbe? In primis il recupero un po' definitivo di questo range che stavamo facendo al top. In particolare il recupero dell'intero impulso ribassista che ci ha portato fuori dal range stesso. Quindi se andiamo a ritornare sopra i 50.000 abbiamo la nostra prova contraria e possiamo ritornare bullish. Fin tanto che non ce l'abbiamo è giusto rimanere in un'ottica che breve e medio sono ribassisti. Quindi se vogliamo portare alla luce delle strategie di difesa, short di copertura, opzioni, oppure dei piani di andare ad abbassare il prezzo di carico, oppure dei take profit parziali, eccetera eccetera, è il momento. Cioè bisogna ragionare su questo, perché si potrebbe propagare nel momento in cui andiamo a fare un'altra leg down. Poi è quasi tardi per andarsi a coprire, ok? Proprio perché si rischia poi che il grosso dello storno è già stato fatto, e quindi bisogna essere anche lì, bisogna ragionare con un po' di sguardo in avanti. Ethereum in particolare, se ci fate caso, sul dollaro, perché io adesso mi sto coprendo su Ethereum. Su Ethereum ho una strategia di copertura diversa da Bitcoin. Su Bitcoin, anche se non lo apro, lo short di copertura non mi interessa granché, perché poi andando a ribilanciare, comunque buona parte vado ad assorbire un po' il colpo, vado ad attutire un po' il colpo. Certo è che avrei preferito coprirmi, però non mi sono ancora coperto e sto sempre osservando questa zona qua per la copertura, ok? Se non ci torniamo, amen, non lo apro, non è che vado a seguire il prezzo a ribasso e vado a shortare al prossimo breakdown, eccetera. Preferisco rimanere neutrale, rimanere spot long e basta, e poi ribilancerò. Mentre su Ethereum ragiono in modo un po' più
aggressivo, perché vista che la volatilità è più alta, la rottura, cioè l'inizio del bias ribassista su Ethereum dopo questa punta pazzesca, c'era la fase distributiva confermata e mi sono coperto già al 15%, più una parte di copertura data dal pool, che in realtà è metà in USDT, quindi è come se fosse un'altra copertura parziale. Quindi su Ethereum la copertura è molto molto più early e poi la vado a chiudere quando ci sarà un segno su Ethereum dollaro, perché in questo caso guardo il mercato in dollari, un segno di ripresa, quindi un bottom, higher low, higher high, eccetera eccetera. Però per adesso la situazione è questa, proprio per pararmi ancora di più dalla volatilità di Ethereum, che è più cattiva di quella di Bitcoin, ok? Quindi questo è un po' il discorso. Se andiamo a perdere questa zona di domanda su Bitcoin, purtroppo il target principale più probabile è 22-24, quindi questo range qua è l'atterraggio, ok, tac, il che andrebbe a corrispondere, conti alla mano, se la matematica non mi inganna, no, un po' di più, al 20%, almeno 20% che avevamo visto qua sulla market cap totale. Vi ricordate che dovrebbe arrivare fin lì, cioè dovrebbe, quello è il prossimo supporto, e Bitcoin in realtà il supporto ce l'ha un pelo più in basso, ok? Quindi vabbè, poi se lo andiamo a prendere da sotto anche alle shadow, più o meno il risultato non cambia, però chiaramente non è che sono delle predizioni esatte, sono un po' dei target a grandi linee, non siamo qui a predire il futuro, siamo qui a immaginarci degli scenari, e questo lo vedo quello più probabile in caso di perdita del supporto. Comunque, amici miei, questo direi che è quanto. Vedo che qualcuno è anche arrivato adesso, noi abbiamo già sforato un'ora e quindi direi che per oggi ci possiamo anche salutare. Spero di avervi dato qualche... Il legno è il materiale più ecosostenibile che esista in relazione alle applicazioni che può avere. Sì, ma non dico che il legno non vale niente, dico che intorno a tutto questo c'è stata una bolla enorme ed è esattamente un parallelo a Bitcoin, cioè né più né meno, anzi è peggio secondo me di Bitcoin, quello del legno. Cosa dici delle previsioni dello stock to flow ribadite oggi? Dico che Plan B è la persona più bullish che esista. Quando mi sento un po' giù e voglio essere bullish, vado ad aprire Plan B, che mi dice worst case scenario Bitcoin a 120.000 entro fine anno, e allora gli dico grazie, grazie, meno male che ci sei tu che mi tiri un po' su di morale. Allora, bene, amici, davvero, adesso vi saluto, vi ringrazio come al solito chi si è abbonato, vi ricordo che con Prime, oltre al Prime Day che è oggi, potete usarlo per abbonarvi gratuitamente al mio canale, costo zero, piccola donazione per me, io vi ringrazio davvero di cuore, e con questo io vi rimando al prossimo appuntamento, che è mercoledì, sempre sul pezzo, andiamo a vedere un po' come si evolvono le cose, e sarò probabilmente un po' più sul pezzo anch'io, perché oggi sono un pelo stordito, perché ho fatto il vaccino stamattina e un po', ecco, un po' di bear market ce l'ho anch'io, non sono gasato come al solito. Detto questo, di nuovo un saluto, ci vediamo mercoledì e alla prossima!